Ci risiamo, una nuova mareggiata si è portata via quasi 50.000 metri cubi di sabbia nella zona est del Lido di Jesolo, dalla colonia Marzotto fino alla foce del Piave, insistendo di fronte alla Pineta. L'alta marea più il vento di Scirocco hanno riportato l'ambiente nelle medesime condizioni di ogni novembre, ma pure del resto dell'inverno, con i danni delle mareggiate che di fronte agli stabilimenti Green Beach e Riviera Levante e alla Torre Merville hanno aggredito la duna principale, riportando le condizioni a quanto già avvenuto prima dell'estate scorsa. Gli imprenditori si preoccupano per la prossima stagione balneare. Il ripetersi di questi danni non consentono di poter programmare l'inizio dei lavori di ripristino e di ripascimento già annunciati, come gli interventi sui pontili di fronte al Merville, tuttora in progettazione, o per la sistemazione della battigia di fronte al villaggio Marzotto, pur con risorse pronte ma con iter da completare. 10 milioni di euro disposti dalla Regione Veneto per i litorali veneti, ma qui, e in particolare in Pineta, il mare si sta accanendo a ripetizione, accrescendo il timore degli operatori turistici che i lavori necessari non possono partire neppure per la prossima stagione.